Ciao ragazze! Allora, sono ritornata nella mia postazione di cucina perché per ora è la più comoda. Sperimentiamo tutti gli angoli della casa per fare un video migliore. E niente, vado a provare alcuni prodotti nuovi che vi avevo già fatto vedere comunque della Tutto Essence. Questo l'abbiamo già provato, il correttore ed è fantastico per quanto mi riguarda, è scuro, l'ho preso per il periodo estivo perché sapete che d'inverno sono bianchissima, quindi va bene. E oggi provo anche se c'è caldo, c'è veramente caldo, caldo. Io sto tornando alla palestra, ho fatto la doccia, ma c'è caldo, non si respira fuori. Voglio vedere, dato che una crema idratante colorata, questa della Essence, che tenuta è, che sensazione mi dà sulla pelle. Vediamo un po' cosa succede. Poi sono andata di corsa a comprare. Io ho un OBS non proprio vicinissimo a casa, ma comunque a piedi, quando mi faccio le mie passeggiate, mezz'ora ci arrivo. E grazie a un'amica di un canale, la cara Anna, Magni, sì, che ammiro e che seguo e che mi ispira tantissimo. E devo dire una cosa, cara Anna, spero che tu poi possa vedere questo video. Intanto grazie. Mi hai dato il coraggio di iniziare a fare questi video perché durante la pandemia ho iniziato a vedermi tutti questi video, tutti questi tutorial e mi è sempre piaciuto, ma non ho seguito corsi, non sono brava, io sono semplice così. E ti guardavo e dicevo, ma dico, lei è così, come la si vede, naturale, non si crea il problema, è molto semplice, non fa quello che le piace fare, quello che sa fare, perché le piace farlo, punto. E ho detto, ma vogliamo seguire l'esempio dell'Anna? Ma abbiamo seguito l'esempio di Anna. Insieme ad altre due, tre che per me sono il top delle influencer, comunque. Ma Anna veramente tutti i giorni mi fa i video dei make-up e io li guardo e dico, e mi fa compagnia. E mi dà, dico, guarda, ma io potrei farlo anche, vediamo come risulta, vediamo come. Perché, vabbè. Diciamo per capire un attimino, per prendere sempre spunti. La ringrazio perché lei dà questi consigli anche, lo sapete di cosa mi piace del canale di Anna, magari rispetto ad altri canali. Lei compra tutti i tipi di make-up che le piacciono, ma compra anche molto low cost, che è quello che magari tutte ci possiamo permettere. Compra anche tante cose di bellissimi brand, marche, ma ognuno fa quello che può e ognuno fa quello che vuole fare. Brava Anna. Per esempio, io adoro Kiko, lo sapete, e Anna, niente, è il top di Kiko. Io compro spesso Essence, lei mi sta facendo provare i rossetti Essence, che se non li vedevo da lei non li avrei visti. Anche se sapete che io non uso tantissimo i rossetti, ma questi fanno venire la voglia di comprarli. E sono due. Comunque, grazie Anna per tutto, perché anche quando vedo che fai tutorial con le palette stratosferiche, come le chiami tu, che magari non sono proprio low cost, io resto estasiata. E niente, questo. E vi faccio vedere questi due rossettini che ho preso oggi. Uno è il 407, li proviamo poi entrambi. È un rosso, fanno odore di anguria da morire, sono buonissimi. Ora li sboccio un attimino qui. Questo è un rosso fragola, un rosso anguria quasi. E poi c'è il 401, che è questo malva. Sono bellissimi e se io li provo e mi stanno comodi, come Anna dice che stanno confortevoli
come tenuta, mi sa che vado a prendere anche gli altri colori perché veramente costano 2,80 euro, mi pare, 2,90 euro. Ecco i colori. Veramente belli, 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 belli. Mi piace. Allora, andiamo avanti. Io inizio a mettermi un po' di crema colorata. La mia è la numero 20, Sun Beige. Non so neanche se la do. Io proverei con le mani. Essendo una crema idratante. Intanto non esageriamo. Mi sa che vado di pennello. No, mani, mani, è molto acquosa. Allora, il colore è il mio. Vediamo un po'. Forse un poco poco poco, un po' più scuretto per ora, però se io metto un po' di cipria, lo metto anche un po' qui per uniformare il colore. Allora, la stesura pensavo peggio, invece è facilissimo. Mi piace perché d'estate, sapete che io adoro il viso un po' più matte. Non mi dispiace, anche se lascio un po' di lucidino, però poi vi farò sapere la tenuta. Il colore sembra il mio. Poco di correttore. Ho notato che se ne metto troppo. Infatti, poi lo sistemo con le mani. Anche questo colore va bene per questo periodo, per l'estate mi va più che bene. Anche se spero proprio di usarne il meno possibile d'estate. Ora vado di mani. Di mani di le dita. Mi sa che una spolverata di cipria ci va. Allora, non è male, illumina comunque anche questa crema idratante. Io però non mi piace l'appiccicato, ogni tanto si lascia. Metto un velo di Astra 40, un po' di cipria, ma poco poco. Togliere appunto un po' di lucido. Siamo. Allora, io per oggi ho bisogno di un trucco super leggero. Proveremo i due rossetti e vediamo quale lasciamo. Intanto oggi uso questa dell'Astra. Ha i colori un po' più invernali, ma io ho bisogno di questi colori chiari, che sapete bene prelevo con le dita. Oggi andiamo di chiaro, come spesso. Ok.
spolverano un po', sappiamo. Che bel viso luminoso, mi piace, mi piace, mi piace. Devo andare a capire se non mi fa troppo contrasto col collo. Qui non si vede, io un po' sullo specchio lo vedo, in camera no. Vediamo, vediamo, vediamo. Faccio il solito, questo l'ho messo alla base e questo mi faccio un po' di ombra. Oggi una cosa delicatissima perché andremo stasera a casa di amici a vedere la partita, che per ora ci sono gli ultimi playoff per salire Serie A, Serie B, no, Serie B, noi siamo Serie B. Non me ne intendo un granché, ma ogni tanto vado anch'io allo stadio per divertirmi un po', perché un po' mi piace. Ok. Non aggiungo altro se non un po' di scuro, dato che il trucco è abbastanza semplice, è dell'effetto di cui ho bisogno. Metto quello con cui ho fatto la sfumatura nella riga inferiore. Niente, questa postazione resta la migliore. Allora, per il trucco che ho oggi, diciamo che i colori dei rossetti non c'entrano nulla, ma li voglio provare. Più che altro perché, siccome non sto uscendo subito, voglio lasciarne uno messo per capire la durata. Che ripeto, se hanno anche una buona durata, corro a prendere gli altri colori. La solita, quando ho questi colori di ombretti, ho Chocolate Essence. Vicino, che non vedo nulla. Faccio proprio, voglio proprio sottile, sottile, attaccata alle ciglia. Quando ero ragazzina facevo tipo le liner, che ce li ho, ma non li uso quasi più. Cioè preferisco adesso un effetto più naturale con la matita. Prima facevo proprio le code, è una questione di gusto ormai, è stato questo, non so, mi piace adesso proprio attaccata e sottile. Proprio così, questa. Mi sembra un po' più.
Chico. Quello con lo scolino cicciotto. Ora stavo pensando come si taggano le persone nei video. Ora vediamo. Ok, metto un poco di blush e metto questo duo, blush and bronze numero 1, sempre della Kiko. Abbiamo un po' di pesca e noi ci vogliamo mettere quello pesca, non ci vogliamo appesantire. Non ho messo terra perché già questa crema idratante è scura, diciamo va bene, quindi fa già un effetto. Sono indecisa se mettere un po' di questo bronzo, di questo. Vorrei diventare troppo illuminata. Poco poco. Okay, questo è un non so, me l'hanno regalato. Un illuminante dal Miss Life is Magic. Non so, comunque non è un granché. Non scrive un granché. Allora, come sapete, io non metto una matita perché devo per ora provarli, sono gasatissima. Provo con quello chiaro inizio perché poi c'è quello scuro. E provo questo. Il colore è bellissimo. Sanno di melone, sanno di anguria. Morbidissimi. Matte, ma non matte. Cioè non è un matte pesante, un matte troppo. Ma è vellutato. Questo potrei anche lasciarlo. Questo è simile a uno di Kiko che ho, ma tende questo un po' più sul rosso. Bello. Sì, decisamente questo tende sul rosso e mi piace molto come punta di rosso fragolato.
Questo secondo me d'estate è bellissimo. Effettivamente ci vuole la matita per non uscire fuori. Vabbè, intanto li sto solo provando, poi tanto se lo devo togliere. Belli, belli, belli. Ho la sensazione che mi facciano anche le labbra un po' più, dato che io ce l'ho piccole, piccole. Vediamo che durata hanno. Ok, non ci siamo scordati nulla. No, non sta manco male. Così, il trucco è leggero e questo rossetto spara un po' e potrebbe anche andare bene. Che dite? Vi mando un bacio, vi ringrazio sempre e ciao!